La prima parte dei lavori della giornata di ieri è stata dedicata alla lotta alla contraffazione alimentare. Allora, andiamo a sentire l'assessore, della Regione Lombardia all'agricoltura, Gianni Fava. Ma il risultato del tavolo è che si riporta il tema della contraffazione agroalimentare nell'ambito dei contenuti che andranno ad implementare l'oggetto più tematico della vicenda Expo. Cioè noi ci siamo preoccupati di riempire di contenuti il piano strategico. Noi chiediamo che dall'Expo di Milano parta un accordo internazionale che tuteli i prodotti del Made in Italy e i prodotti che in giro per il mondo normalmente subiscono questa massiccia opera di contraffazione da parte di paesi che non rispettano alcuna regola. La contraffazione alimentare ha anche delle ricadute economiche molto pesanti. In che termini sono stimabili? Ma noi valutiamo che l'export di prodotti made in Italy agroalimentari in giro per il mondo valga qualcosa che superi i 30 miliardi di euro. Il consumo mondiale di prodotti Italian Sounding, cioè prodotti che somigliano ai prodotti made in Italy, ma che made in Italy non sono, ne vale almeno il doppio, parliamo di 60 miliardi di euro. Quindi da un lato c'è anche un dato positivo, perché vuol dire che c'è un mercato potenziale decisamente interessante da andare a recuperare, dall'altro però c'è il dato negativo che in assenza di regole questo non è possibile. Quindi ci sarà una sinergia soprattutto con la Commissione europea, con altri paesi, cosa si è deciso all'interno del tavolo di oggi? Si è deciso che il Presidente, poi lo dirà lui, entro la fine settembre, i primi di ottobre, si recherà a Bruxelles con un documento che è la risultanza dei nostri lavori di oggi e con questo documento si cercherà di chiedere all'Unione Europea di riconoscere la specificità delle produzioni agroalimentari made in Italy che in larga parte sono caratterizzate da produzioni d'eccellenza ma che non si vedono riconosciute in termini di protezione i propri diritti.